Lui è Olaf, un incroto maremmano, molto giovane, ha circa 2 anni. È arrivato in canile perché, come spesso succede, la sua famiglia l'aveva tanto voluto inizialmente e poi invece non aveva più modo di occuparsi di lui ed era finito legato a catena in un terreno. Vieni qua. E quindi da lì poi è scappato, è stato recuperato dal recupero animali ed è finito in canile. A quel punto è stata fatta la rinuncia, per fortuna, perché così almeno lui ha la possibilità di trovare un'altra famiglia che badi a lui degnamente. È un cane che di sicuro ha bisogno di un po' di tempo per sciogliersi, perché inizialmente è un po' diffidente, probabilmente non è stato mai più di tanto abituato alle carezze, però sicuramente col tempo imparerà ad apprezzare sia le carezze, perché si vede che comunque ricerca il contatto umano, anche se ancora non sa molto, diciamo, gestirlo, e quindi rimane un po' rigido, e sicuramente poi col tempo riuscirà anche a iniziare a giocare, ad avere, insomma, un altro rapporto con l'essere umano. Quindi con lui ci vuole semplicemente un po' di pazienza per farsi conoscere e aspettare appunto i suoi tempi, sicuramente non saranno nemmeno poi tanto lunghi, però un pochino appunto gli ci vuole. Pensiamo che con le cagnoline femmine lui possa andare, ovviamente poi va provato, però ci sono buone probabilità che ci vada d'accordo, con i maschi no, e con i gatti invece è ancora da testare. In passeggiata è molto bravo, non dà particolari problemi, è un cane molto curioso che sicuramente ha bisogno di fare ancora tante esperienze, non sappiamo quante poi ne abbiamo fatte in precedenza, pensiamo veramente poche, e quindi è un cane sicuramente che può dare tanto, semplicemente non ha trovato ancora le persone giuste con cui aprirsi del tutto, quindi speriamo che possiate, insomma, essere interessati a venire a conoscere. È d'Italia abbastanza grande, ma nemmeno più di tanto, considerato che è un incrocio maremmano, e quindi Olaf, insomma, speriamo che possa avere un futuro migliore.